Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, bentornati ancora una volta sul mio canale. Questo è un video speciale, tutto dedicato al Natale, ma soprattutto tutto dedicato a voi. Ho detto forse 4.000 volte tutto, ma non vi preoccupate. Dunque, ci sono un sacco di novità. La prima, mi sono fatto i capelli, finalmente, mi sono fatto anche la barba perché sembrava un gatto spelacchiato. La seconda, ho girato la bicicletta mettendola nel verso giusto e in bella vista mi sposto, eccola qua, c'è la guarnitura campagnolo, bellissima, tutta in acciaio, stupenda. Inoltre, visto che siamo sotto Natale, ho deciso di addobbare la bicicletta con un po' di lucine, ma le sorprese non finiscono qua, perché guardate che cosa ho trovato. Ve la metto a favore di camera, scansando le luci, eccola qua. Questa è una serigrafia in serie limitata, questo è il 24esimo pezzo, il 24esimo disegno su 150 della bicicletta che vedete alle mie spalle. È un pezzo originale, firmato dall'artista, ed è un tributo originale del 1968 che fu fatto a Gimondi. Questo, indovinate un po' dove lo metterò? Lo metterò là dietro, anzi ce lo metto subito, andiamo! Allora, quindi la postazione YouTube con anche la letterina, quella di Davide, è bellina lì in bella mostra, quindi ragazzi, insomma, che dire, si sta piano piano evolvendo. Però si parlava appunto di regali, che cosa vi voglio regalare? Dunque, uno di voi ha già vinto, eccolo qua, il cappellino, il mio cappellino con l'autografo originale di Giovanni Visconti, che ho avuto la fortuna di incontrare presso gli studi ortopedici e biomeccanici di Florence Sport Lab a Firenze. Infatti era venuto lì per testare e fare il promoter di questa nuova azienda, questa nuova attività nell'ambito del ciclismo. Questo l'ho messo in palio su Garmin Connect, ho lanciato una sfida che durava un mese, tutta dedicata al ciclismo. Colui il quale avesse compiuto il più alto numero di chilometri in 30 giorni si sarebbe aggiudicato il mio cappellino con l'autografo, non so se si vede poco, ma comunque c'è, con l'autografo originale di Giovanni Visconti. Chi è? È Fabri, che con i suoi 1700 chilometri si è aggiudicato questo stupendo cappellino, ma soprattutto si è aggiudicato il cappellino autografato da Giovanni Visconti. Quindi complimenti a tutti, perché siete tanti. Ne farò altre. Diciamo che la prossima sarà fatta probabilmente dopo Befana, o magari anche prima, insomma adesso vediamo un pochino, e metterò in palio altri premi. Ma visto che siamo sotto Natale e visto che voglio far vincere un po' tutti, ho allottato il mio Bottle Cage GPS, con il quale potrete monitorare sempre la posizione della vostra bicicletta, sia quando l'avete in casa contro i furti, le malintenzionati, oppure quando siete in giro in bicicletta. Potrete far sapere a chiunque dove siete in bicicletta, dove vi allenate, e quindi se vi capita qualcosa, chiunque sarà collegato a questo sistema GPS attraverso appunto l'apposita SIM card e attraverso l'apposita applicazione per smartphone, saprà sempre dove vi trovate. Quindi lo metto in palio. Come si fa a vincere questo trabiccoletto elettronico per ciclisti? Dovrete rispondere a una semplicissima domanda. Mettetevi di cuffie e la domanda è la seguente: quante vittorie ha avuto Fausto Coppi, quante vittorie di tappa ha fatto Fausto Coppi nell'arco della sua carriera al Giro d'Italia? Bene, a questo punto il modo per aggiudicarsi il GPS Bottle Cage è quello di indovinare quante vittorie di tappa ha raggiunto nell'arco della sua carriera Fausto Coppi. Ok ragazzi, direi che è tutto, anzi no, un attimo, mi sono dimenticato di una cosa. La cosa più importante è quella che vi volevo ringraziare tutti quanti. Grazie perché siete tantissimi, siete cresciuti, stiamo crescendo, e soprattutto grazie perché voi siete la benzina di questo motore. Se questo motore funziona è grazie a voi. Quindi davvero grazie tante, grazie per seguirmi su Facebook, su Instagram, su YouTube, su Tumblr, su Google+, grazie tante. Grazie davvero, buon Natale a tutti voi. Buon Natale alle vostre famiglie, spero che passiate davvero delle buone feste, chissà se un giorno magari ci incontreremo, vi farò gli auguri di persona. Per adesso direi che è tutto, vi rinnovo ancora gli auguri a voi, alle vostre famiglie o con chiunque deciderete di passare il vostro Natale. Buon anno, ma per quello magari c'è ancora tempo. Noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento come sempre e alla prossima, ciao!
Thank you.